dimostrare effettivamente quali risultati, quali vantaggi possono essere ottenuti. Dunque, partiamo con le immagini. Eccoci Va bene. qua. Allora, questa è, così, è una prima fase. Voi avete dei prati, dei campi nel vostro centro, dove appunto potete insegnare, come ci si comporta con i cani. Esatto, sì, quello che stiamo vedendo è una ragazza di nome Trudy che sta lavorando col suo hamster. E quindi sta facendo degli esercizi semplici di obbedienza con comandi a distanza e in presenza di altri cani e di altre persone. Questo per abituare il cane e il conduttore ad lavorare anche in presenza con altri cani. Adesso stanno facendo vedere un altro hamster che sta insieme a una marito e moglie che stanno lavorando insieme a questo soggetto, un maschietto di 13 mesi. E sta facendo gli esercizi base, quelli che vengono chiamati esercizi base di addestramento. Ecco, qui è importante che ci siano sempre presenti i proprietari dell'animale. Sì, è fondamentale. È fondamentale perché col solo istruttore il cane è vero che ubbidisce, perché ovviamente noi il nostro lavoro lo sappiamo fare, ma non è detto che col proprietario gli stessi esercizi riesca a farlo, insomma. Quindi è meglio sempre il binomio cane-conduttore. La razza del nostro cane ha un qualche significato in situazioni come queste? La razza, nel mio campo, io ormai il mio campo viene etichettato come un campo Amstaff Pitbull, perché era, come vedete anche nelle immagini, la maggioranza di questi cani che frequentano, che i frequentatori del mio campo sono queste razze. Però in realtà da me vengono anche Chihuahua, Pinscher, Siegwald Retriever, Labrador, Boxer, Pastori tedeschi, insomma vengono un po' tutte le razze. Ovviamente l'Amstaff va per la maggiore perché è un cane che è di moda ora in questo momento. Ecco, quanto tempo ci vuole per ottenere, ad esempio, questo esercizio? Non ci vuole tantissimo tempo, ci vuole di lavorare, nel senso io insegno, faccio vedere come si fa l'esercizio magari in prima persona, dopodiché lo faccio vedere al conduttore e eventualmente correggo il conduttore se sbaglia qualche esercizio, però in realtà sono esercizi anche per far divertire un po' il cane, far un po' divertire il conduttore, insomma. Però non ci vuole tanto tempo. Diciamo che un buon corso di addestramento di 2-3 mesi il cane è a un buon livello. Ecco, possiamo dire una cosa che credo interesserà a molti: a che età si comincia a poter addestrare il cane? Allora, non c'è un'età, anche perché, un esempio, un lupoide e un molossoide hanno una maturazione diversa, quindi ciò che quando inizio con un pastore magari a 5-6 mesi, tendenzialmente con un cane corso l'inizio un paio di mesi dopo. Quindi non c'è un'età, c'è un test caratteriale che io faccio e poi insieme al conduttore decidiamo insieme quando iniziare, però, ripeto, è molto soggettivo. Prima testiamo il cane e poi decidiamo insieme quando iniziare. Non c'è un'età. Faccio Ecco, ci sono. un addestramento di cani di 4, 5, 6 anni. Ecco, qui addirittura stiamo vedendo, e in parte avevamo già visto, delle immagini di un addestramento di un cane. Qui parliamo di esercito, quindi di operazioni particolari. Ma in generale è meglio portare il cane in un campo di addestramento, come quello che stiamo vedendo, o a tuo avviso, come dire, convocare a casa propria l'addestratore e far addestrare il cane, nel proprio domicilio. No, no. Allora, la miglior cosa è andare in un campo addestramento. Gli educatori cinofili purtroppo hanno una grossa carenza. Non hanno un campo idoneo dove mettere in sicurezza il proprio cane e si avvalgono di aree comuni. Spesso nelle aree comuni trovi cani magari maleducati più di quello che stai andando a correggere e quindi ti trovi in difficoltà. La miglior cosa è frequentare un campo di addestramento, frequentarlo, fare delle lezioni di addestramento e poi eventualmente se il problema è localizzato nel suo territorio, allora l'addestratore o il comportamentista va a correggerlo là nel suo territorio. Però è fondamentale appoggiarsi a un campo di addestramento per la sicurezza del conduttore, del cane, insomma, perché almeno si può ricreare delle lezioni specifiche nella cura del comportamento.
Ecco, ci chiede un telespettatore, molti sono preoccupati da questo. Quanto costa portare un cane in un centro di addestramento e ovviamente fargli fare alcune lezioni per poter risolvere quelli che sono considerati dei problemi? Allora, io rido un po' perché io non vado in giro col Ferrari, quindi no, no, non si diventa ricchi. Il corso si parte dal test. Il test costa 45 € scheda ufficiale che viene rilasciata e ricevuta di pagamento a norma di legge. Poi dipende dal corso che dobbiamo andare a iniziare. Una volta che testiamo il cane, ci sarà la quantità appunto delle lezioni, i livelli. Però si decide proprio al momento, questo appunto per evitare che il conduttore sprechi dei soldi, okay? E sprechi tempo. E poi eventualmente appunto dal test decidiamo appunto il percorso. Qual è il percorso migliore? Ecco, altro tema è quello. A tuo avviso è meglio che quando si prende parte a un corso di addestramento ci sia soltanto, diciamo così, il proprietario principale nella famiglia o tutti i componenti del nucleo familiare? Allora, sicuramente è meglio che partecipi tutta la famiglia. Io lavoro anche con bambini di 4-5 anni. Questo perché? Perché se il cane ubbidisce anche a bambini così piccoli o anche alle donne, automaticamente ubbidirà sicuramente al capobranco che generalmente è l'uomo. Quindi io un consiglio è partecipate al corso addestramento anche con i bambini, che poi anche si divertono. Ecco, un consiglio ci viene chiesto da un altro telespettatore in procinto di acquistare un cane. Molti non sanno bene cosa fare. Lui ci dice: ho una famiglia con due figli, una bambina più grande e un bambino più piccolo. Vorremmo prendere un cane, ma siamo molto indecisi tra il tipo, tra la razza e soprattutto se meglio cucciolo o un cane già adulto con già delle abitudini. Allora, il consiglio è chiamate un addestratore, spiegategli la vostra gestione, la vostra famiglia di come è composta e degli spazi che hanno a disposizione e in base a come sarà la futura gestione del cucciolo, l'addestratore vi indica verso la razza o verso dei cani che possono, o meglio, che non possono mettervi in crisi o comunque vi aiutano. Nella vostra, insomma, nella vostra gestione quotidiana del cane. Però chiamate prima di scegliere il cane una persona che se ne intende. È un consiglio che do veramente Ma è vero che ci sono razze che apprendono con maggiore facilità e altre invece sono più restie? a tutti. Sì, è vero. Tanto per intenderci, sicuramente un husky è molto più difficoltoso di un golden retriever. Quindi ogni razza ha la sua memoria di razza e ogni razza ha la sua attitudine. Tendenzialmente, però, ben educati, io oggi non ho portato con me dei filmati, ma ho anche dei lupi cecoslovacchi o degli husky che hanno avuto un buon risultato di addestramento, quasi molto vicino al pastore tedesco. Però bisogna lavorarci un pochettino di più. Ecco, ma perché questo avviene a tuo avviso? Cioè, perché per esempio l'husky è un cane, tra virgolette, più difficile? Allora, vi sembrerà strano, l'husky, a mio avviso, è un cane estremamente intelligente, però l'intelligenza del cane non è paragonabile all'intelligenza umana. Okay? Perché è intelligenza? E perché è intelligente? Perché se io metto un husky in natura, è molto difficile che quest'husky non sopravviva. Quindi ne esce dalle difficoltà in maniera splendida, cosa che non avviene con cani estremamente selezionati. È più vicino all'uomo, come può essere anche l'Amsterdam. Ecco, abbiamo un altro quesito, poi fra poco c'è la pubblicità. Questo è un tema che si chiedono molti, cioè la questione delle vacanze. Dice, c'è chi è solito nel periodo delle vacanze mettere il cane in una pensione, magari vicino a casa, altri a portarsi il cane al seguito in vacanza. Tra queste due opzioni c'è un qualcosa che è meglio rispetto all'altro? Allora, io,
se la pensione è ben gestita, il cane stanno bene, la pensione non è da demonizzare. Certo che se la pensione è un lager, io preferirei portarlo con me. Tendenzialmente io preferisco sempre portare con me il cane, ma può succedere che un lutto, una malattia, un matrimonio, un viaggio imprevisto, per non metterti in difficoltà, è comunque bene abituare il cane anche a qualche giorno di pernottamento in qualche pensione adatta, attrezzata. E c'è modo di stabilire, cioè così, diciamo, ci sono dei consigli per stabilire effettivamente se quel pensionato per cani è struttura valida? Sì, beh, innanzitutto se vi permette di vedere la struttura. La seconda cosa, se vi garantisce che il cane viene portato fuori. E se riescono a gestire il cane portandolo fuori anche con altri cani, mettendo un maschio e femmina, cioè creando anche una classe di cagnolini che vanno tutti d'accordo. Questo perché sicuramente al cane la vita da pensione risulta sicuramente meno stressante, visto già l'abbandono, separazione. Certo, la separazione che è sempre un problema, ovviamente. Ci fermiamo alcuni istanti, pubblicità, e poi ancora insieme al nostro addestratore Timothy Ferrari. Eccoci ancora in vostra compagnia. Stiamo parlando ovviamente dei nostri amici a quattro zampe, come tenerli nel modo e curarli nel modo migliore. Lo facciamo collegato via Skype con Timothy Ferrari, addestratore cinofilo dell'associazione Tana del Lupo di Lainate. Timothy, abbiamo visto e vediamo anche delle immagini dove sono coinvolti dei nuclei familiari, padre, madre e ragazzini. È bene prima dell'acquisto di un cane ponderarlo attentamente e magari chiedere consiglio all'addestratore prima ancora che il cane arrivi a casa? Sì, è bene chiederlo, e bene anche se dovesse esserci una nascita post adottamento del cane, è bene consultare un educatore, un addestratore che possa aiutarvi nell'inserimento del bambino o della bambina che è appena nata col cane. Però di linea è bene, insomma, come linea è bene sempre far partecipare i bambini. E ci sono sicuramente le razze un pochettino più idonee rispetto ad altre. Insomma. Però, ripeto, cadiamo sempre nel soggettivo. Ci sono boxer che si prestano perfettamente, ci sono boxer che invece è meglio non prendere a livello caratteriale perché creano dei problemi. È soggettivo, credetemi, fate i test caratteriali più possibile, cercate di capire voi che tipo di cane avete, e così almeno riuscite, se non altro, a gestirlo e a prevenire qualche problema. Ecco, c'è un altro telespettatore con un quesito che in parte abbiamo trattato anche in un'altra occasione, che è la questione del trasporto del cane in auto. Questa persona ci dice che incontra sempre grosse difficoltà nel far salire il cane sull'auto, e il cane, diciamo, appena lo sportello si apre vuole scendere, cioè non gradisce stare sulla vettura. Cosa si può fare per agevolare invece la possibilità che il cane accetti di essere trasportato? Ma allora, noi quasi tutti i professionisti usiamo il trasportino anche in auto. Il trasportino ci preserva da tante problematiche, quindi dove va il trasportino generalmente va il cane. Quindi quando arriva il cuccio, se inizio da subito ad abituarlo a un trasportino, sicuramente anche il trasporto in auto, su barca, in aereo, insomma, ci aiuta nella gestione di questo problema. Perché se no, ripeto, come vi ho detto due giovedì fa, dovete andare in un campo addestramento che insegna al cane a salire sull'auto e a farlo diventare un gioco, una forma di gioco, perché con la forma di gioco, la forma di ricompensa, il cane bypassa quelle che sono le problematiche dello spostamento dell'auto. E un'altra persona ci chiede: è bene come cibo affidarsi interamente alle scatolette, quelle di tipo industriale? Se sono di alta qualità, sì. Se sono di alta qualità, sì. Io uso le crocchette.
le crocchette ovviamente di alta qualità. Se si può usare cibo di alta qualità, sì. Ricorrere alla dieta familiare è un po' complicato perché mettersi a preparare la carne, le verdure, sali minerali, diventa un bel problema. Se è un buon alimento secco e umido, non avete nessun problema. Ci scrive un altro telespettatore che ci dice: spesso mi capita di vedere in alcune zone periferiche auto con il baule aperto e con tantissimi cuccioli che così per strada vengono venduti. Non è rischioso acquistare un cucciolo senza certificato e da persona sconosciuta? Allora, qua parlo per esperienza personale. Io ho addestrato diversi cani che arrivavano dall'estero o da provenienze illecite. Qualche problema fisico, oltre a qualche problema caratteriale, comportamentale, ce l'hanno. È meglio rivolgersi se devo prendere un cane di razza, è meglio rivolgersi a degli allevatori seri. Se invece vado a prendere dei cagnolini al canile, va bene lo stesso, ma un consiglio che ho è prendete il cane, portatelo a passeggiare, fate un esperimento graduale per valutare quelle che sono le attitudini di questo cagnolino. Ecco, qui torniamo un po' a quello che dicevamo anche prima, in altra occasione, cioè è il discorso un po' dell'età. Questa è la domanda che si fanno molti, se è meglio puntare su un cucciolo appena svezzato o se viceversa andare sul cane, diciamo, un po' più adulto che magari così ha già un comportamento abbastanza stabilizzato. Con tutte però le incognite del caso, perché poi dopo adulto, magari abituato a stare in un luogo all'aria aperta, io lo porto in casa e lì cambia completamente l'abitudine del cane. Ma a tuo avviso, ecco, il cucciolo presenta molti problemi? Allora, se il cucciolo viene valutato intorno ai 100-120 giorni, come ho detto prima, con un test si valuta quello che è il carattere che in futuro avrà questo cagnolino, almeno se non altro si avvisa il conduttore che cosa va incontro quando questo cagnolino è adulto. Però tenete presente sempre che non c'è nessun addestramento al mondo che vi ripari da sorprese se voi non vi comportate correttamente nei confronti del proprio cane e non pensate che riempiendo la pancia di solo cibo il cane ubbidisca, non pensate di starlo a coccolare dalla mattina alla sera il cane ubbidisca, perché nella storia etologica del cane, quindi del lupo, vige la legge del capobranco. Il capobranco è la persona autoritaria, ok? Che rivendica l'autorità, non per questo perché debba picchiare per forza il cane, ma è proprio l'atteggiamento autoritario che fa capire al cane che ogni tanto bisogna essere severi o negargli qualche cosa per ottenere poi da grande un po' più di obbedienza, un po' più di sicurezza. Perché se io continuo a riempire la pancia al cagnolino di coccole, di cibo e continuo a fargli fare le coccole, poi mi trovo un cane di 10 mesi, 11 mesi, che quando mi voglio imporre qualche cosa mi ringhia o tenta di mordermi. E io cani così, in addestramento sono diversi. Senti, c'è anche una cosa curiosa di un altro telespettatore che ci dice: ogni volta che vado al lago, il cane tende sempre a gettarsi in acqua, gli piace molto far il bagno. Io però, dice, mi chiedo se la cosa non possa costituire anche in un qualche modo pericolo e se non ci siano dei rischi. Insomma, si chiede se è bene lasciar fare il cane o se è bene invece magari trattenerlo e non consentirgli di gettarsi in acqua. Beh, allora, teniamo presente che se al cane piace, io un paio di settimane fa ero sul Lago Maggiore a Stresa e ho visto dei cani tuffarsi tranquillamente nel lago col proprietario che lanciava il legno, lanciava insomma, i dammi, che è ciò che fanno generalmente con le retriever, e il cane si buttava tranquillamente e giocava. Quindi se il cane sta assente, perché no? Al limite perderà il conduttore un po' di tempo nell'asciugatura di questo cagnolone. Però grossi problemi se il cane è in forma, ed è insomma in forma, è giovane, i problemi grossi non ci sono.
Ecco, ci scrive un altro telespettatore che ha un boxer di 4 anni. Dice: sto incontrando un grosso problema per quanto riguarda l'abbaiare costante di questo cane. E soprattutto, a parte il giorno, ma spesso e volentieri gli capita di abbaiare anche di notte, con tutti i problemi conseguenti. Il cane è ottimamente tenuto, problemi di salute non ce ne sono e non riusciamo a capire perché improvvisamente si metta ad abbaiare. Questo è uno di quei casi che bisogna ricorrere al test di caratteriale per vedere se è un problema nel carattere o un problema di comportamento. E solo nel test si va a verificare quello che è il problema, anche perché bisogna vedere il grado di affettazionamento, come risponde a degli stimoli. In base a quella che è la risposta del cane, si fa un tracciamento e da lì si corregge. Ci sono mille modi per correggerli, però se non si valuta il cane, difficilmente si può trovare o si può dare un modo giusto. È meglio, se mi chiamate dopo la trasmissione e volete venire al campo a trovare, programmiamo un test, vengono al campo, valutiamo e gli spiego come devono fare in base a quel carattere del cane. Ecco, altro problema notevole, ci scrive un altro telespettatore, è insegnare al cane a fare il pipì nel luogo adatto. Spesso e volentieri invece capita che faccia il pipì in altri luoghi, immagino che stia parlando della propria abitazione. C'è anche qui un modo per insegnare al cane il comportamento da questo punto di vista? Allora, sì, se voglio ripeto, sto parlando nell'ipotetico perché io non conosco questo cane, non conosco le abitudini, non conosco cosa mangia, quante volte beve, non conosco nulla di questo cane, quindi sto parlando a grandi linee. Però se voglio un attimo abituare il cane a fare in un posto, non faccio nient'altro che mettere giù la traversina dove ha fatto la pipì e quindi fargli prendere l'odore dell'urina del cagnolino e portarla in esterno là dove voglio che la faccia. Questo è il primo trucchetto. Per altre cose bisogna valutare un po' la gestione e da lì poi si danno dei consigli molto più mirati. Io inizialmente farei così, prenderei la zona dove si vuole, perché io non l'ho mai usato, però è una tecnica che generalmente porta buoni frutti. Certo. Prende l'odore, il cane seguendo l'odore, il cane marcatore va là a marcare dove c'è la sua urina. Va bene, siamo giunti in conclusione. Io voglio ricordare il nostro addestratore cinofilo Timothy Ferrari, associazione Tana del Lupo di Lainate. Vuoi dare il numero di telefono? Sì, il mio numero è 338 95 40 879. Lo ripeto, 338 95 40 879. Aspetto vostre chiamate, se avete bisogno sono a disposizione. Timothy Ferrari, grazie, alla prossima. Grazie Alberto, grazie a te, buongiorno a tutti. Vi ricordo Metropolis, domani sempre ore 13:15. A tutti buon proseguimento, buon pomeriggio.